Altro strumento interno, le tavole di eco idee. Queste servono a facilitare la generazione di idee a basso impatto ambientale. L'idea è un po' quella di dire, va bene, esistono alcune strategie e io ti prendo, designer, e per ognuna di queste strategie ti dico, tirami fuori tutte le idee per la riduzione del consumo dei materiali. Poi, un altro momento, tirami fuori tutte le idee per la riduzione del consumo di energia. Tirami fuori tutte le idee per l'estensione della vita del materiale, eccetera. E quindi c'è una tavola di eco-idee per ognuna delle strategie. Sono sei perché qui dentro non c'è la facilitazione del disassemblaggio. Allora, di nuovo, io scarico l'X Toolkit, clicco su apro, questo qui è un Excel come dicevo prima, e posso passare da una tavola di eco-idee all'altra semplicemente cliccando sui pulsantini che ci sono lì sotto che corrispondono alle varie strategie. Per ognuna delle tavole di eco-idee che cosa ho? Ho le linee guida, sono le linee guida che avete visto a lezione, sono le linee guida in questo caso per l'ottimizzazione della vita dei prodotti. Ho dei post-it digitali e quindi quelli li sposto all'interno della mia schermata e facendo brainstorming, solo sarete voi in gruppo nel caso dell'esercitazione, e tirerete fuori tutte le idee possibili. Qui non dovete convergere verso già concept definito, l'idea è quella di tirare fuori tutte le idee possibili che vi vengono in mente. Quindi non esiste idea che non va bene. Non esiste idea che non è compatibile con un'altra. In questa fase qui ci allarghiamo quanto più possibile. Poi naturalmente passo da una tavola di eco-idee all'altra. L'idea è, tavola delle eco-idee, scusate il gioco di parole, è che naturalmente parto da quale tavola di eco-idee? Da quelle che hanno una priorità maggiore. Giusto? Ho calcolato prima se l'ho fatto l'IPSA, ho visto che l'ottimizzazione, che la riduzione del consumo energetico era priorità maggiore. Bene, parto da lì e rispetto a quella tavola di generazione delle idee ci dedico più tempo, no? Questo è il senso di averlo fatto. È chiaro che io le posso applicare lo stesso, va bene, tirerò fuori delle idee. Però aver fatto una valutazione precedente che mi dà quell'indicazione è utile perché appunto mi concentro su quello. Se ci sono dei conflitti, per esempio, nella riduzione, la riduzione del consumo energetico per la macchina da caffè americana era importante, che cosa faccio? Faccio un termo, così evito di riscaldare, di tenere calda, il caffè una volta che è stato fatto. Ma per la minimizzazione del consumo di materiali, mettere del materiale per il thermos è un aumento del consumo di materiale, giusto? Quindi possono esserci delle scelte che sono, come dire, conflittuali in alcuni casi. So che cosa scegliere. Dove inserisco, dove uso le tavole di ecoidee? Naturalmente nella progettazione del concept, nella generazione focalizzata di idee sostenibili. Questo posso farlo, posso poi magari ritornare sulle tavole delle eco-idee nel momento in cui, dopo aver fatto, usato la valutazione di life cycle assessment e quindi lì ho scoperto che per esempio per l'ottimizzazione della vita dei prodotti che avevano un'alta priorità non ho migliorato granché o addirittura peggiorato e allora può essere il caso di ritornare ad usare le tavole di generazione delle idee. Queste dove le trovo? Sono disponibili anche queste su Lens Italia. I brainstorming va bene. Comunque dipende poi dallo strumento. Qui in generale può durare 15-30 minuti per ogni strategia, massimo complessivamente 90 minuti.